Buongiorno a tutti, mi vedete per tre volte di fila vestita allo stesso modo perché riesco a girare nello stesso pomeriggio, nella stessa giornata, anzi, tre video di seguito e ho pensato, siccome volevo raccontarvi, volevo aggiornarvi un po' su come sta andando, come è andata meglio la scorsa settimana, perché oggi per me è lunedì, nel frattempo però ho messo la quarta lavatrice, ho fatto tre asciugatrici, una l'ho già piegata e sistemata, ma ne ho altre due da sistemare, quindi ho detto vabbè, che facciamo? Magari le sistemiamo insieme. E nel frattempo io chiacchiero e vi racconto. Allora, cosa volevo raccontarvi della scorsa settimana? Ah, allora, innanzitutto sapete su che cosa non vi ho mai aggiornato? Non vi ho più aggiornato sulla, perché l'ultimo aggiornamento era stato fatto il giorno prima, penso, se non sbaglio. È stato fatto il giorno prima del famoso secondo incontro organizzato con i coniugi. Vi dico, la maggior parte sono mogli, ma ci sono anche alcuni mariti del gruppo appunto dei militari internazionali. E quindi abbiamo fatto questo secondo incontro. Durante questo secondo incontro abbiamo avuto è stato più lungo, sono state 4 ore, mi pare, e abbiamo avuto un incontro con il capo della polizia locale, che ci ha spiegato tutta la situazione relativa alla, per carità, la maggior parte di noi erano qui da più di un mese, no? Quando abbiamo avuto questo incontro, quindi comunque avevamo già guidato, ci eravamo mosse, quindi alcune cose le sapevamo, però devo dire la verità, ho avuto diversi dubbi chiariti e alcune cose che non sapevo, e quindi sono stata molto contenta di questo incontro. Quindi, insomma, fondamentalmente ci ha spiegato un po' qualche particolarità, ecco, relativa banalmente alla gestione del traffico locale, alla segnaletica stradale, alcune cose in particolare, la necessità assoluta di rispettare i limiti di velocità, le conseguenze di determinati atti, che aiuto, molto importante anche la gestione del rapporto con la polizia locale, la gestione del 911, quindi del numero d'emergenza, il 911, la gestione possibile di rapporto con le persone, quindi di possibili truffe, cosa fare. Oddio, che rimbombo! Ho fatto una botta di tosse e ho sentito un rumore metallico nelle orecchie. Spero che non l'abbiate sentito. La gestione di possibili truffe, la gestione del rapporto, insomma, con gli operatori del 911 è stato veramente un incontro molto interessante. Durante lo stesso incontro abbiamo poi avuto fissazione del momento. Abbiamo poi avuto anche un sacco di delucidazioni in merito alla gestione del maltempo e quindi delle possibili crisi legate al maltempo, l'allarme relativo al tornado, le tempeste, la neve, chiusura delle scuole, allarmi, sirene, gestione dell'emergenza, ecco, quindi a seconda di dove tu sia, se senti la sirena dell'allarme del tornado o che ne so, se sei a casa devi andare nel basement se ce l'hai, quindi nel seminterrato e metterti in un punto particolare, se non hai il seminterrato come fare in casa, se per esempio andare a chiuderti nel bagno quello senza le finestre, ora ho capito perché la maggior parte dei bagni sono ciechi tra l'altro, se sei in giro cercare il negozio più vicino a te o il posto più vicino a te in cui ci sia il cartello relativo allo shelter, quindi al rifugio. Insomma, tante cose relative anche a chi ha animali domestici, cosa fare, come comportarsi, eccetera. Se sei in macchina, che cosa fare in caso di alluvioni, visto che qui c'è il fiume vicino e quindi è una zona potenzialmente soggetta ad alluvioni. Molto bene. Relativamente anche alla gestione dell'emergenza relativa anche ad animali velenosi.
zecche, ragni potenzialmente mortali, serpenti, vedo Venere in giardino. Chiedetemi se sono andata via più tranquilla o più spaventata. Aspetta, vediamo. Praticamente mi hanno fatto pensare a l'80% delle cose a cui non avevo ancora pensato, oppure che quel 20% a cui avevo pensato, che pensavo avrei potuto gestire più serenamente. Vabbè, non lo so, comunque vedremo, vedremo. Però giustamente hanno detto, sì, capisco che vi possiate spaventare, però chiaramente dovete essere ben consapevoli in modo da agire nel migliore dei modi ed è assolutamente giusto. Poi abbiamo passato del tempo tra di noi, chiaramente abbiamo fatto anche a sto giro, abbiamo fatto dei giochi per conoscerci, abbiamo parlato anche un po' del territorio degli Stati Uniti, possibili viaggi, dove andare, come fare, come affrontarli, cioè come sarebbe meglio affrontarli se in aereo, in macchina, c'è una Vespa gigantesca dall'altra parte del vetro, aiuto, aiuto. È stato bello, devo dire, è stata proprio una bella giornata. Un'altra bella giornata che ho avuto è stata invece nel mezzo della settimana scorsa, perché vi ho già accennato al fatto che ci sia una, che abbia conosciuto una, e che insomma stiamo anche frequentando un'altra famiglia italiana che ha due bimbi dell'età dei nostri che si trovano bene, oddio, i grandi sembra che, boh, che si siano conosciuti da sempre, sono due pazzi insieme. Oh, due cose non si sono asciugate molto bene, però aspettate, li mettiamo qua, così dopo li porto giù e gli diamo un'altra botta di asciugatrice. Capita, soprattutto quando ci sono queste arricciature qua negli elastici, capiterà anche a voi sicuramente. Questa ragazza italiana ha organizzato a casa sua una colazione con i bimbi anche, quindi insomma, sono andata più serena anche perché altrimenti non avrei potuto. E ha invitato il gruppo, diciamo, delle ragazze e signore italiane che ha conosciuto lo scorso anno, perché lei è qui da un anno già, e così me le ha presentate. E quindi sono stata molto contenta di conoscere alcune persone, una persona in particolare che mi... Oddio, non so, può essere pure che mi stia guardando. Annalisa, se mi stai guardando, ti mando un bacio perché so che mi ha contattato su Instagram poco dopo il mio arrivo e ci siamo conosciute appunto la settimana scorsa e penso che qualche video mio l'abbia visto, quindi non escludo che mi possa vedere anche in questo momento. E abbiamo passato una felice mattinata insieme, devo dire mi ha fatto molto piacere e ho avuto proprio quella sensazione di ok, posso respirare, c'è qualcun altro che parla la mia stessa lingua, che chiaramente sono persone che hanno una vita molto diversa dalla mia, a parte l'altra ragazza che siamo qui per lo stesso motivo, per lo stesso periodo di tempo, lei chiaramente andrà via a fine di quest'anno, però per lo stesso motivo. Le altre italiane invece sono sposate a militari americani e quindi chiaramente la loro permanenza qui e lo spostamento da uno stato all'altro crea una vita del tutto diversa, però intanto, ecco, si condivide un pezzettino di strada insieme, questa la trovo una cosa bellissima. E quindi questo è stato un altro incontro molto bello. Per quanto riguarda altri incontri, i miei piccoli incontri di socialization, a parte le inevitabili figure con varie cassiere, cassieri, supermercati, cose, c'è, negozi, vabbè. Infatti, devo dire la verità, io sono un po' una M perché cerco di andare sempre alle casse automatiche in modo da fare tutto. E che poi puntualmente mi si presenta un problema e quindi c'è sempre qualcuno che deve venire a chiedere e parlano in maniera veloce, mamma mia, non vi dico, quando becco qualcuno con la mascherina poi è finita. È veramente finita, ma ci farò l'orecchio maggiormente. Abbiamo avuto questo fine settimana,
cioè ormai lo scorso fine settimana, abbiamo avuto due inviti diversi da parte di due delle nostre tre famiglie sponsor. Una famiglia ci ha invitato a casa di loro amici per un pool party, quindi una festa in piscina. Allora, una casa che... Io pensavo che casa mia, rispetto all'appartamento da cui arrivo, rispetto agli appartamenti precedenti, no? Io finora sono andata a scalare sempre con metrature più grandi, ok? Quindi finora io sono sempre stata molto felice dei posti in cui andavo a vivere. E calcolavo questa casa come una casa grande, sapendo che chiaramente esistono case molto, molto più grandi e che per, come dire, la taglia media americana, questa è una casa piccola. Comunque diciamo che esistono taglie, scusate, metrature decisamente più grandi. Non era una casa, era praticamente come entrare in una rivista di architettura moderna. Era una roba pazzesca. E 3 anni fa, a quanto pare, questa coppia ha messo anche la piscina, c'è una piscina L, un posto pazzesco con questo, poi questa parte di non gazebo di patio, di pergolato con tutti, non so, una file di lettini, divani, quindi tanto posto per ospitare le persone, tutto super organizzato, la zona del barbecue con un tavolo grande bellissimo con le sedie. Guardate, dentro per quel poco che ho visto, perché poi si passava da dentro per la cucina per andare fuori, poi siamo rimasti fuori. Pezzi di arte, arredamento anche in bagno. Non oso immaginare cosa ci fosse nel resto della casa. Pazzesco, che vi devo dire, pazzesco. Abbiamo passato una bella giornata, non vi dico l'angoscia con cui io sono andata a questo appuntamento, proprio sempre per quel meccanismo mentale per cui ti devi sbloccare e prima di andare a questi incontri tutto ti fa fatica, perché sai che farai fatica ad ambientarti, farai fatica a parlare, magari farai fatica a capire, poi comunque sono persone con usanze e culture diverse, quindi non sai se quello che hai messo è giusto, se quello che hai messo è sbagliato, se come lo farai è giusto, se come lo farai è sbagliato. Poi, giusto o sbagliato, chiaramente è tutto molto relativo, no? Però è un campo di gioco così potenzialmente vasto e così diverso dal campo di gioco in cui sei abituato a giocare tu. Che o mi ci trascinano oppure io rimango a casa, quindi per carità, meglio che mi ci trascinino. È stata una gran bella giornata. Alle 4 il padrone di casa ci ha poi invitati a cena, hanno acceso il barbecue alle 4 e mezza, alle 5 più o meno al massimo abbiamo cenato e hanno preparato un loro amico, perché poi non eravamo solo noi, ma c'erano altri amici, altri sponsor di altri internazionali, quindi c'era una famiglia argentina, c'era un ragazzo del Belgio, c'erano alle loro famiglie sponsor altri amici, eravamo un bel gruppetto. E una di queste persone che aveva origini greche, amico sempre del padrone di casa, si è occupato di preparare questo barbecue con condimenti, insomma, origini greche, con sapori greci, veramente ottimo. Dopo cena abbiamo levato le tende perché i nostri sponsor, tra l'altro, nel frattempo erano già andati via, ci hanno pregato di rimanere. E quindi vabbè, è andata così. È stata una bella esperienza, anche perché comunque una festa in piscina all'americana, un bere in piscina, col bicchiere di vino in piscina, cioè è stato molto bello, non vi posso dire, è stato veramente bello. Con l'esperienza del barbecue all'aperto così, è stato veramente figo, quindi proprio bello. I bambini sono rimasti perennemente in acqua, sempre, si sono divertiti tanto anche loro. Eleonora ha rotto un pochino, però è stata, alla fine era lessa, anche perché poi chiedeva al ciuccio che aveva lasciato da 2 giorni. Vabbè,
Infatti poi verso le 6 mi pare siamo andati via perché era veramente stanca. Infatti i bambini sono crollati, ho postato una foto su Instagram, sono crollati proprio di botto. Hanno dormito 10-15 minuti e poi sono rimasti svegli fino a sempre. Io speravo di metterli a letto alle 6:30. No, proprio no. Questo è successo sabato, mentre domenica siamo stati invitati a cena da un'altra. Aspettate, rieccoci, scusate, era Eleonora che mi doveva chiedere una cosa. Dicevo, la domenica siamo stati invitati da un'altra delle nostre famiglie sponsor, una coppia, che appunto ci ha invitato a cena. L'invito a cena è stato per le 6, ho già accennato a questa cosa in un video che ho girato oggi, ma non, forse lo vedrete dopo, è la seconda parte del video Ask, però forse lo vedrete dopo. L'invito a cena è per le 6. Si sa che in generale negli Stati Uniti c'erano prima, come si sa che i bambini vanno a letto molto presto, non che vadano a letto molto presto solo qua, però sentire che i bambini vanno alle 7 sono a letto, alle 7:30 sono a letto, per me è fantascienza. Infatti non vi dico, è capitato di guardarci in faccia con la ragazza argentina, con, ma anche questo è bagnato, sì, con delle ragazze sudamericane, spagnole, così. Cioè, forse siamo gli unici che rimaniamo svegli fino a tardi. Se passi davanti alla casa dove abitano gli spagnoli, li vedrai cenare alle 9:30, mentre nella casa degli americani probabilmente alle 9:30 è già tutto spento da mo'. O comunque sicuramente i bambini saranno a letto e magari i genitori c'erano più tardi. Ecco, questo miracolo io spero accada anche a casa nostra, però chiaramente confido nella scuola, perché senza la scuola non se ne può proprio parlare qua. Ho apprezzato molto il fatto che ci abbiano, scusate la mia camicia da notte, ho apprezzato molto il fatto che si inizi a cenare presto, perché io, come ho già accennato in quell'altro video, sono da reparto geriatrico e quindi ceno molto volentieri presto, mangio molto volentieri presto in generale, pranzo e cena. Quello che mi colpisce, e non è la prima volta, è la velocità con cui si serve, si mangia e si ritira. A tavola c'è poco cibo. È capitato durante due eventi che abbiamo avuto, eventi organizzati con tante persone, quindi con cena organizzata così a buffet. Passi, prendi, ti fai un giro, quello che ti entra nel piatto è quello che ti dovrai mangiare, dopodiché finisci di mangiare, finito tutto. A cena a casa di alcune persone, a tavola ci sono come vi posso dire? C'è una proteina, un carboidrato e una verdura, stop, ti servi quello che è, dopodiché finisci, si ritira e poi arriva il dolce, stop, finita la cena, dura un'ora? Dura un'ora, finito. Ecco, questa è una cosa che, allora, che cosa ho apprezzato di questa avventura? Ho apprezzato il fatto che non abbia visto zero sbattimento, zero. Aiutatemi a dire zero, zero sbattimento nella padrona di casa, evidentemente nel preparare, zero sbattimento nel servire, non lo so, pensare a tempi, aspetta, faccio quello, faccio quell'altro, no, mi siedo a tavola e me la godo esattamente come te. E da un lato a me questa cosa mi è molto piaciuta, perché? Perché io sono una di quelle che ama ricevere ospiti, ma allo stesso tempo mi faccio un mazzo quadro. Mi faccio un mazzo quadro e ci tengo che tutto vada come dico io. E questo chiaramente è un'enorme fonte di stress. Una cena, un invito non durerà mai un'ora a casa mia, per quanto io non sia una da, non lo so, da grande tavolata matrimoniale del sud, no,
Però, non lo so, noi a tavola ci tratteniamo molto di più. Abbiamo anche come dire, delle portate separate, puoi fare un aperitivo, poi passi all'antipasto, poi passi al primo, o magari passi al secondo e poi al dolce, però abbiamo un maggior numero di portate, un tempo più lungo allo stare a tavola e condividere con gli ospiti. In generale, il tempo passato insieme dura di più, ecco, però dall'altro, e questa è la cosa bella. La cosa brutta è che chiaramente non capita a tutti, ma sto dicendo che capita a me, è vivere tutto questo con comunque una dose di, secondo me, di pesantezza fondamentalmente, di pesantezza che secondo me è abbastanza inutile e da cui posso prendere spunto invece da questo modo di fare qua, cioè acquisire maggior leggerezza quando si invita qualcuno. E quindi questa cosa mi è piaciuta molto. Il fatto anche che fosse così breve, soprattutto quando ancora non parli bene la lingua, sono persone, comunque sono persone sconosciute, perché non è che noi li conosciamo. E quindi questi incontri che siano così brevi, perché 2 ore non sono tante per una cena, fa sì che tu, come dire, abbia le energie sufficienti per reggere dall'inizio alla fine, capire, rispondere, tenere i bambini, mantenere un certo contegno, cercare di goderti la serata, rimanere sempre concentrato, allo stesso tempo avere sempre a che fare con degli sconosciuti, credo sia un giusto periodo di tempo in cui per sopportare in questo momento serate di questo tipo. Quindi è stata una piacevole serata anche ieri. Chiaramente siamo andati via al momento in cui ovviamente Eleonora ha iniziato a dare di matto. Secondo lei aveva freddo ai piedi e quindi voleva mettersi le scarpe. In realtà voleva mettersi i suoi sandaletti dentro casa. Noi avevamo tutti tolto le scarpe perché in parte c'era la moquette, in parte c'era il parquet. Io ho visto subito il padrone di casa che ci ha accolto scalzo e siccome anch'io farò togliere le scarpe ai miei ospiti quando arriveranno, infatti ho ordinato delle ciabattine, tipo quelle da hotel su Amazon che devono arrivare nei prossimi giorni per i miei ospiti. Mi dispiace, ma io ho la moquette. Questo è il letto. Dove sta la moquette? Là. Ma lo stesso colore del letto? No, qua. Io ho la moquette in tutta casa e quindi, cioè, già faccio fatica io a convivere con una roba del genere. Figurati se entra la gente. Pensate all'inverno, pensate al fango, magari la neve, le scarpe bagnate. In casa mia ti levi le scarpe e ti metti le ciabattine adatte cioè apposta per gli ospiti. Purtroppo va fatto, non mi chiedete come avrò la faccia di chiederlo, non lo so, però lo farò. Perché se no non, E quindi lei voleva, secondo lei, mettersi i sandaletti. Non è vero che aveva freddo ai piedi, manco per sogno. Voleva sentire che rumore facessero le sue scarpe nei pezzettini dove c'era il parquet. Siamo andati via. Siamo andati via. In questi casi, ecco, devo dire, ci sono state molte occasioni in cui io ho ringraziato che nessuno capisse quello che stavo dicendo, non solo ieri, ma anche in occasioni passate, perché così puoi minacciare i tuoi figli anche con un gran sorriso, fingendo di essere la madre più brava del mondo. Comunque. Niente, questo video finisce qua, volevo solo aggiornarvi, ora vado a rimettere questi 4 stracci in asciugatrice, li diamo un'altra botta di calore perché ci sono 4 cose che non si sono asciugate bene. Mettiamo 2 camicie nella roba da stirare per mio marito, sì, se le stira lui. E basta, penso di avervi raccontato tutto, non ho nulla di particolare da raccontarvi. Ah, ecco, cosa posso aggiungere? Che la settimana scorsa abbiamo portato i bimbi a fare. Allora, io sono andata a fare le iscrizioni a scuola, quindi mi sono dovuta occupare di moduli, documenti, compilare.
state con i bambini, chiaramente, sono state 2 ore difficilissime, difficilissime. I bambini poi hanno avuto anche questo, però sempre a fine della settimana, prima ancora, è un po' che non faccio aggiornamenti in effetti. Hanno fatto anche 2 visite pediatriche, sempre per avere il documento per la scuola. E Eleonora ha dovuto fare il richiamo dell'esavalente, l'equivalente del nostro vaccino esavalente, che da noi si fa al compimento dei 5 anni, tra i 5 e i 6 anni, mentre qui si fa evidentemente ai 3 anni. E quindi l'ha dovuto fare. Quindi di questa cosa poi bisognerà tener conto chiaramente al rientro in Italia, perché non so che calcoli dovranno fare, ma dubito che Eleonora dovrà ripeterlo a 5 anni perché l'ha già fatto. E quindi penso che sia una cosa che dovrà poi slittare per tutta la vita, suppongo, non lo so, vedremo. E poi i bimbi dovranno sicuramente entrambi a ottobre, non prima di ottobre, fare la seconda dose del vaccino antiepatite A, che qui è obbligatorio, da noi no, cioè non esiste proprio, nessuno, non lo fa nessuno. Antiepatite A, non quello B, chiaramente. Gliel'ho fatto fare ad aprile, proprio per venire qua, perché senza questo non possono accedere a scuola e quindi dovranno fare poi il secondo richiamo a ottobre. Basta, le novità sono finite. Ci vediamo al prossimo video.